Mercoledì 13 a tutti, ci troviamo al cimitero di Oslo in Norvegia, dove siamo venuti a incontrare la scrittrice Anna D'Alberto, che ci concederà un'intervista sul suo primo romanzo Se muore il becchino, pubblicato da Aras Edizioni nella collana Stilerana. Anna? Anna? Ci sei? Anna? Ci scusi, lei chi sarebbe? Aspetti, lei cosa ci fa nel video? Che ci fa lei nel video? Cosa facciamo? Dobbiamo intervistarla. Ma doveva venire la scrittrice? Vabbè, facciamo lo stesso. Ah, ok. Va bene. Ok, parto con la domanda allora. Okay. Se va bene a voi. Allora, signorina Morte? Allora, signorina Morticia, la storia inizia il 31 ottobre 2010, nel giorno di Halloween. Momento dell'anno in cui ormai anche in Italia da diversi anni si festeggia la morte, le creature fantastiche che popolano l'immaginario dell'aldilà, zombie, fantasmi, cadaveri in decomposizione, tutto ciò che ruota intorno al macabro, insomma, e al funereo. Adesso, oltre a Halloween, come si affronta il tema della morte nel nostro paese, l'Italia, e come lo si fa invece nei paesi del Nord Europa, dove Anna ha deciso di vivere? Composto rispetto agli italiani. Vedete qui dietro a me? Le tombe sono sobrie, senza manie di grandezza, non c'è esagerazione. Il protagonista lupo, l'amica gatta, l'ingegner Seppia, e poi Mantide, Capra, Cammello. L'unico che non ha nome animale è il coinquilino Ologramma, il che non è che sia proprio promettente per noi sapiens. Vivi o morti, comunque, l'onomastica dei personaggi del libro si ispira al mondo animale, con richiami orwelliani evidenti. Quali sono le ragioni? Siamo o non siamo persone? Sembra che tutti abbiano paura della morte, ma i bimbi le sorridono. Lei pure si presenta come una bambina con questi occhioni azzurri. Perché questa scelta? Nel libro si ritrovano diversi riferimenti musicali e cinematografici. Qual è il contributo di questi due mondi nel modo di scrivere di Anna? Nelle prime pagine del libro si scrive: Halloween era avanti ieri. E la morte risponde: Halloween è ogni giorno. In che misura vita e morte convivono nella nostra quotidianità? Sempre con te, sempre al tuo fianco, apprezzare di più la vita.
Sì, ma nonostante tutto nel libro si ride molto, come è riuscita la scrittrice a rendere divertente un argomento serio come la morte? Tra le righe del romanzo si intuisce che per i giovani italiani di oggi la massima aspirazione è ancora il posto fisso, preferibilmente statale. L'alternativa è la fuga all'estero come via di salvezza. Chi resta tra gli amici del lupo non è che abbia grandi prospettive. E questa è una visione personale dell'autrice o può essere generalizzata? Quindi non fa testo, poi non a tutti piace il freddo, qui è un mortolo per esempio. Sì, lupo rappresenta la professionalità sprecata e mal pagata, che spesso avviene. Un geologo deve accollarsi il ruolo del becchino, e così facciamo amicizia. Comunque il romanzo si scherza sui luoghi comuni. Emigrare è una scelta coraggiosa, ma a volte restare lo è anche di più. Il protagonista per tutto il romanzo prova a mettere in ordine le cose, ma alla fine si arrende davanti all'incapacità di scardinare il sistema. Perché il lupo non riesce nel suo intento e decide di partire, facendo proprio quel passo che tanto disapprovava quando era la sua ragazza a voler lavorare all'estero? Tentativo di cambiare la mentalità e il modo di pensare di un intero paese. Per questo alla fine è costretto ad esistere. La conclusione comunque non è affatto scontata. Il lupo parte, ma non sa se si troverà bene all'estero. Non si sa. Vedremo come andrà. Emigrare non è la soluzione di tutti i mali. Ciò che conta è trovare la propria strada. Non è detto che questa strada sia quella che è dall'altra parte del globo. Magari dietro casa. Bene, signorina Morticia, noi la ringraziamo. Bene, da Oslo è tutto, chiudi, da Oslo è tutto, arrivederci, arrivederci.